Ripartiamo insieme è il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno per affrontare le criticità e le problematiche dell'emergenza sanitaria e per affrontare la fase 2 del ritorno alla normalità. Questo progetto complessivamente contiene tutta una serie di interventi e di misure che riguardano i vari ambiti della vita cittadina. Siamo partiti con l'individuazione di una serie appunto di interventi relativi alle attività commerciali e produttive che costituiscono il cuore dell'economia della nostra città e che sono state duramente colpite soprattutto da 2 mesi di inattività. Lo scopo è quello di consentire a queste attività di poter svolgersi più frequentemente in zone aperte in modo tale appunto da poter rispettare le misure di sicurezza stabilite dalla norma. Gli interventi che riguardano tutto il territorio comunale sinteticamente prevedono la gratuità fino al 31 dicembre 2020 della tassa di occupazione del suolo pubblico per quelle attività commerciali che hanno già strutture non stabili, non permanenti all'aperto sul suolo pubblico o che hanno intenzione appunto di poterle avere, l'opportunità per queste stesse attività commerciali, in particolar modo per quelle della somministrazione e della ristorazione, di poter chiedere un'ulteriore occupazione di suolo pubblico per poter appunto consentire che le proprie attività si possano svolgere all'aperto nel rispetto appunto delle misure di sicurezza, della distanza e di tutto quello stabilito appunto dalla normativa, come stanno facendo tanti altri comuni del nostro territorio e della nostra regione. Anche appunto questa opportunità sarà offerta alle attività commerciali del nostro comune. È già sul sito del comune di San Giovanni Valdarno l'avviso pubblico che rimarrà appunto aperto per 10 giorni. Sarà possibile appunto inoltrare domanda fino al 4 di giugno attraverso appunto il protocollo PEC o attraverso la consegna al punto amico e per i successivi 15 giorni gli uffici comunali appunto si riserveranno la valutazione delle domande. Poi un'altra misura importante per le attività degli estetisti e degli acconciatori con un'ordinanza sindacale è stata prevista appunto e consentita la liberalizzazione degli orari e anche appunto la deroga alla chiusura appunto nel giorno di chiusura obbligatoria che è la domenica. Per quanto riguarda la sosta dei veicoli negli stalli blu dei parcheggi a pagamento di Piazza della Libertà, viene estesa appunto la sosta gratuita per 30 minuti oltre il pagamento effettuato. Questo per dare tempo alle persone che necessariamente devono compiere degli acquisti in centro storico e che proprio per le misure di sicurezza sono obbligate spesso a fare code, quindi ad attendere oltre appunto il tempo normale ed usuale. Ecco, questa gratuità aggiuntiva sarà appunto consentita dal 25 maggio fino al 31 dicembre 2020, nel caso appunto in cui queste misure dell'emergenza sanitaria durassero appunto fino alla fine dell'anno. Poi per gli ambulanti appunto del mercato è stata prevista l'esenzione totale del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per i 2 mesi di inattività. Per le affissioni permanenti non è previsto il pagamento dell'imposta di pubblicità per i 2 mesi di inattività. Abbiamo stabilito che anche l'occupazione di suolo pubblico per i cantieri edili è prorogata di 2 mesi, che sono corrispondenti a quelli per i quali sono stati appunto anche loro inattivi, e abbiamo prorogato la sospensione del pagamento della Tari, della Cosap e dell'imposta di pubblicità per le attività commerciali e produttive al 30 giugno. Per quanto riguarda la Tari, anche il nostro comune si adeguerà appunto agli indirizzi stabiliti dalla delibera di ARERA e quindi alla riduzione del 25% della parte variabile appunto della tariffa per il periodo di inattività appunto delle imprese. Tuttavia ci riserviamo appunto di valutare e di promuovere e di introdurre, nei limiti naturalmente della nostra autonomia regolamentare, anche misure più favorevoli poi anche queste da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Ecco, queste sono le misure che abbiamo pensato come amministrazione comunale per le attività commerciali e produttive che rappresentano un primo passo importante per intraprendere con fiducia la fase 2 del ritorno alla normalità.